Anche Pinerolo vuole diventare una città amichevole della demenza. L'assessora alle politiche sociali e sanitarie, Lara Pezzano, ha convocato una conferenza per presentare il progetto. Dopo Luserna, San Giovanni e Torre Pellice, la città degli Acaia sarebbe il terzo comune ad aderire all'iniziativa in tutto il Piemonte. In Italia, infatti, sono soltanto 9 i centri che possono fregiarsi del titolo, mentre nel Regno Unito sono oltre 200 i paesi e le cittadine amiche della demenza. Il concetto è nato nel 2007 ed è stato promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ed ora, anche a Pinerolo, l'intento sarà quello di fare in modo, attraverso un preciso percorso indicato dalla Federazione Alzheimer Italia, che il personale pubblico, i vigili urbani, gli esercenti e in generale i cittadini vengano sensibilizzati sul tema delle persone che vivono con demenza. Pioniere di questo lavoro nella zona è stato il rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, la casa di riposo della Diaconia Valdese che dal 2000 ospita il primo centro diurno per Alzheimer in Piemonte e nel 2014 è entrato a far parte della rete EFID, l'European Foundation Initiatives on Dementia, che comprende 22 progetti che si occupano di demenza in 11 paesi europei. Da 2 anni il rifugio ha lavorato a Luserna San Giovanni e Torre Pellice costruendo un percorso di informazione e formazione rivolto a commercianti, banche, servizi, scuole, chiese, enti e associazioni. Molte di queste realtà, dopo questi incontri, hanno apportato cambiamenti architettonici, strutturali o semplicemente nella comunicazione, adattandosi alle esigenze delle persone con demenza. E adesso anche a Pinerolo si vuole avviare questo percorso. È stata l'amministrazione comunale, la persona dell'assessora Pezzano, a cercarci. In particolare noi a giugno abbiamo organizzato insieme al locale tavolo Alzheimer che riunisce i servizi pubblici, quindi il CIS e l'ASL insieme alla Diaconia, che cerca di portare avanti un discorso di servizi coordinati sul territorio per quanto riguarda l'ambito delle demenze. Lei ha partecipato a questo incontro nel quale noi abbiamo raccontato il lavoro che stavamo facendo in Valpellice, tra le altre cose, su questo argomento, e lì le è venuta l'idea e quindi ci ha cercato per vedere di mettere insieme queste idee e anche una consistente disponibilità finanziaria da parte loro, come poi potrà spiegare meglio lei, per iniziare questo lavoro verso la comunità amichevole sul territorio della città di Pinerolo. Quindi è partito bene, abbiamo fatto anche questa cosa in Valpellice, ma allora eravamo stati noi a essere promotori presso le due amministrazioni comunali di Torre Pellice e Luserna. In questo caso invece è stata l'amministrazione a cercarci, lo ritengo molto positivo questo. Secondo me è un dovere da parte dell'amministrazione accogliere i bisogni di un gran numero di cittadini affetti da questa patologia, anche perché il concetto di comunità amichevole comunque va al di là della persona con demenza. Cioè, la mia idea è che se crea una comunità che è vicina ed è in grado di accogliere e comprendere i bisogni di una persona con demenza, è in grado di star vicina e accogliere anche persone in difficoltà. Inizierà con la raccolta di domande da parte di esercenti, commercianti che intendono aderire al progetto e poi formazione con i vigili, se riusciamo anche una formazione con alcuni uffici che si occupano del front office. In parallelo c'è comunque un incontro con le persone con un gruppo di persone con demenza disposte a essere loro stessi formatori, loro stessi coloro che vanno all'interno dei negozi, degli esercizi e riescono a testimoniare, a capire, a comprendere e suggerire le possibili soluzioni di barriere che a volte non sono solo architettoniche, per la giusta accoglienza delle persone, la giusta inclusione delle persone. Essere una comunità amica della demenza vuol dire rendere protagonista la persona, tornare a includerla e rimetterla al centro del processo decisionale e partecipativo. In tutto il mondo le comunità amiche hanno 4 cose in comune. Quello che hanno in comune è un componente di sensibilizzazione della cittadinanza, il coinvolgimento delle persone con demenza e quindi le persone che hanno abilità e anche disabilità, che sono gli esperti di vivere con questa condizione. Lavorare in rete, e quindi ogni comunità amica nel mondo lavora in rete diversi. E poi c'è una dedicazione di risorse. Le risorse non sono solo quelli dei soldi, ma anche le risorse umane.
Nel 2018 Pinerolo avvierà 500 ore di formazione con i vigili urbani e circa 50 soggetti tra esercenti, privati, enti e associazioni, insieme a una proficua collaborazione tra ASL, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali, e le case di riposo Carlo Alberto di Rusana San Giovanni e la Casa dell'Anziano Stefano Ferr di Pinerolo.